Una disciplina che nasce alle Hawaii quando ancora non erano parte degli Stati Uniti nel dopoguerra e nasce per dare la possibilità agli abitanti delle Hawaii di difendersi dalle angherie della polizia e delle forze d'occupazione americane che in quel momento tendevano a esercitare prepotenze sulla popolazione locale e a abusare del loro potere, insomma. E quindi cinque maestri di varie arti marziali si riunirono per sviluppare poi quello che sarebbe stato un metodo misto finalizzato proprio esclusivamente alla difesa personale e realistica da strada, per dare uno strumento di difesa appunto agli abitanti delle isole Hawaii che erano sottomessi dalle forze d'occupazione americane in quel momento, prima appunto che le Hawaii diventassero parte degli Stati Uniti.